Seconda Repubblica di quest'oggi si sofferma sulle primarie del Partito Democratico, le elezioni per la carica di nuovo segretario nazionale appunto del Partito Democratico che fu ormai possiamo dire di Renzi. Domenica si vota in tutta Italia, si vota anche in provincia di Trapani. Noi quest'oggi affrontiamo la materia con i quattro capilista dei tre però candidati alla segreteria, anche sono quattro perché Zingaretti ha due liste. Ve li presento subito e poi andiamo nei particolari. Allora, inizio subito dall'unica esponente femminile, cioè Teresa Diadema, che è candidata a sostegno di Martina. Ben trovata la Diadema. Poi abbiamo Giacomo Dannibel, il più esterno a me, che invece è candidato a sostegno di Giachetti. Buonasera. E i due rappresentanti delle due aree per Zingaretti, cioè Giuseppe Pellegrino e Giuseppe Lombardino. Eccoli qua, tutti e quattro. Cosa succede? Succede che ci sono tre candidati in corsa appunto per le primarie nazionali del Partito Democratico, l'abbiamo detto prima, sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. In provincia di Trapani, ma dappertutto in Italia, i seggi saranno aperti domenica dalle 8, dalle 8 alle 8, praticamente dalle 8 alle 20. Possono votare tutti coloro che vogliono, che ovviamente si riconoscono, immaginiamo, nella proposta politica del Partito Democratico. Per votare bisognerà recarsi al seggio muniti di un documento di identità, di una tessera elettorale. I fuorisede e i sedicenni potranno votare previa registrazione, quindi ormai entro il 23 febbraio nell'apposita sezione del sito. Una elezione che, insomma, in provincia di Trapani ha visto un Partito Democratico certamente un po', diciamo così, contrapposto nelle varie anime, soprattutto nelle settimane passate abbiamo anche fatto una trasmissione qua in studio dove le tre appunto anime, le tre correnti si sono abbastanza scontrate verbalmente certamente per tutta una serie di posizionamenti. Ma ormai questa fase, per fortuna, mi permetto di dire, è superata. Domenica c'è proprio da andare a votare e immagino tutti e quattro qui gli ospiti che mi ritrovo in studio sono d'accordo su una prerogativa, cioè quella di iniziare a ragionare per un partito quanto più o certamente tutto unitario. Iniziamo facendo spiegare loro quali sono le divergenze, le differenze che contraddistinguono le proposte che rappresentano. E ancora una volta mi permetto di iniziare proprio dalla Teresa Diadema che è a sostegno di Martina. Allora, perché Martina? Innanzitutto, più che fare, insomma, schierarci con le tifoserie, inizierei a dire che domenica è la festa del Partito Democratico. Infatti, già questo. Diamo forza al mio ragionamento di prima. Ed è questo, secondo me, il taglio che noi dobbiamo dare. Il taglio è della necessità di avere il Partito Democratico, che possa dare forza e possa essere contrapposto a questo governo nazionalpopulista. E quindi innanzitutto il 3 faccio un appello a tutti i democratici, a coloro che si rivedono nel Partito Democratico, ai simpatizzanti, di essere presenti e essere presenti numerosi perché abbiamo bisogno del sostegno di tutti in un momento critico per l'Italia intera. Noi facciamo una battaglia che è una battaglia per il paese Italia. Un paese Italia che drammaticamente si trova in un momento veramente triste, in un momento che vede il paese andare in recessione, in un momento in cui le aziende stanno soffrendo maledettamente perché non c'è fiducia in questo governo, perché abbiamo uno stallo dei consumi delle famiglie, perché c'è paura, diciamola così, diciamo che c'è veramente tanta paura e ce lo dicono i dati ufficiali, ma ce lo dicono quelli che sono spesso e volentieri i dati che tutti i giorni noi constatiamo attorno a noi, che sono quelli dei battenti che chiudono, delle attività dismesse. E questo clima è un clima che dobbiamo ribaltare con un Partito Democratico che sia unito, un Partito Democratico che dia speranza a quest'Italia, al paese intero. E la mozione di Martina è quella che sostengo, la sostengo perché è la mozione che mi rivede un po' in quello che è la moderazione dell'ex ministro Martina, nonché segretario uscente, e che vuole un partito che sia unitario, un partito che sia plurale, e ha chiesto immediatamente, ma l'ha fatto a gran voce,
di fare una segreteria con tutti i rappresentanti che al momento sono in campo, senza nessuno escluso, perché il Partito Democratico ha bisogno di tutti. Allora, se noi riusciamo a capire questo, noi riusciamo a capire che la priorità non è la faziosità all'interno del Partito Democratico, ma è l'emergenza tutta italiana, è l'emergenza delle famiglie, delle imprese che hanno bisogno del nostro sostegno, è l'emergenza di andare a presentarci in un'Europa a contrastare questo nazionalpopulismo che sta facendo davvero tanto male. Allora, se noi tutti insieme capiamo questo, io dico che la mozione di Martina è assolutamente una mozione valida, che punta su tanti elementi di rilancio non solo del Partito Democratico ma del paese intero. Allora, se abbiamo compreso questo, penso che siamo sulla strada giusta. Ma non vorrei sbagliare, però secondo me sulla necessità di una ritrovata unità, secondo me siete tutti d'accordo. Vediamo. Lo spero, diciamo che questa è a gran voce ci è stata dettata da Piazza del Popolo qualche mese addietro, ed è stato emozionante, devo dire, da brividi, se vedere una piazza così piena che urla unità. Infatti. Poi tra l'altro la Diadema è pure impegnata, per ora insomma deve combattere pure in quel di Mazara per le elezioni. Che, siamo insomma, sotto amministrative, a breve ci saranno, per cui si sta pure riscaldando insomma anche per quell'evento. Passiamo adesso alla mozione Giachetti con il qui presente Giacomo Dannibile. Anche lì la domanda, diciamo, anche abbastanza banale, però la devo rifare. Qual è la differenza e se è vero appunto che c'è questa necessità di unitarietà, insomma di unità certamente ritrovata, mi permetto di dire, in questo Partito Democratico? Allora, intanto grazie dell'opportunità che state dando, perché il Partito Democratico rappresenta il principale partito d'opposizione e tra mille difetti, con mille problemi, comunque non perdiamo la voglia di esserci, di confrontarci. Fra l'altro, questi sono i momenti in cui è giusto che un partito si confronti, un partito che democratico si chiama, un partito che si confronti in queste occasioni che sono le primarie. La candidatura di Roberto e Anna nasce assolutamente a sorpresa, fuori dagli schemi, davvero. Ho ricevuto una telefonata da Roberto Giachetti qualche settimana prima di Natale, e da lì è stato un susseguirsi di corsa, pure per la raccolta delle firme per la presentazione delle candidature arrivate all'ultimo minuto. Perché nasce questa candidatura? Questa candidatura nasce perché c'era bisogno di chiarezza nel Partito Democratico, perché l'unità che tanto tutti auspicano in questi momenti, in questo periodo, è quella che invece noi auspichiamo dopo, perché non abbiamo dimenticato che il Partito Democratico e la segreteria di Matteo Renzi e i governi di Renzi e Gentiloni sono stati devastati, attaccati, e oggi il risultato del Partito Democratico viene proprio fuori da questo continuo fuoco amico che ha fatto più danni degli avversari. Io faccio sempre un esempio banale, così parlo un po' a tutti. Supponiamo, se qualcuno mi chiede un parere per mangiare una pizza, e io dico: sai, in questa pizzeria è buona, in quella magari non si mangia bene. Probabile che su 10 persone che me lo chiedono, 5, se effettivamente dico che lì non si mangia bene, 5 o 4 non andranno a mangiare la pizza lì e sceglieranno un'altra pizzeria. Ma se vai davanti alla pizzeria e trovi il caposala o il cameriere o un cuoco, quale? Quella se consigliata, vai davanti alla pizzeria sconsigliata, sconsigliato, okay. Dico, se ci sono 10 persone che vanno là e 10 persone là davanti c'è il caposala che ti dice: no, guarda, questo non è buono, no, guarda, questo non abbiamo fatto, non è buono, sono ragionevolmente certo che 9 persone su 10, se non 10 su 10, andranno via. Questo è quello che è successo a causa del fuoco amico nel Partito Democratico. E allora la mozione di Roberto Giachetti, la candidatura di Roberto Giachetti e Anna Scanni nasce proprio per una necessità di chiarezza. L'unità sì dopo, l'unità oggi, l'unità sì vera, non un'unità finta o sulla carta. Allora abbiamo lanciato un messaggio chiaro. Chiarezza significa: non possiamo andare con i 5 Stelle, cioè non si può pensare
a una segreteria, a un partito democratico che dica che si ricontenti di essere la stampella di un eventuale Movimento 5 Stelle, anche perché, badate bene, sono fermamente convinto e siamo fermamente convinti e siamo in tanti, che se il Partito Democratico avesse fatto il governo con col Movimento 5 Stelle, il 5 Stelle avrebbe fatto al Partito Democratico esattamente quello che la Lega sta facendo al Movimento 5 Stelle. Lo avrebbe cannibalizzato. Con proposizioni diverse, ma loro avrebbero cavalcato i temi populisti e a noi avrebbero lasciato l'onere di guidarvi delle soluzioni responsabili. Quindi ci avrebbero assolutamente cannibalizzato. E allora questi messaggi devono essere assolutamente chiari. Come chiaro deve essere il non senza se e senza ma, il riconoscere che quello che ha fatto il Partito Democratico in questi anni è stato assolutamente, con degli errori, figurati, gli errori sono assolutamente normali, soprattutto quando si fa tante cose, quando si prova a fare tante cose, ma quello che abbiamo fatto in questi anni con i governi Renzi e Gentiloni sono assolutamente dei patrimoni e delle conquiste che il Partito Democratico deve essere orgoglioso di portare avanti. Questo è quello che è la sostanza della candidatura di Roberto Giachetti, che non nasce da una corrente. Cioè non nasce da una corrente, non ci sono stati i deputati, i senatori, i deputati regionali che si sono andati a riposizionare sulle varie correnti, dimenticando magari che prima si era bersaniani, poi si diventò renziani, ora si diventa zingarettiani contro, diciamo, rinnegando quello che era stato. Non nasce da questo, sono solo quattro i deputati che hanno dato una mano a questa partita, sono Luciano Nobili, Anna Scani, Roberto Giachetti e Ivan Scalfarotto, anche se sono tante le figure come la Maria Elena Boschi che si è avvicinata, o Luigi Marattin, piuttosto che Carlo Calenda stesso, che anziché scegliere di venire a fare l'Erasmus con noi, ha deciso di darci una mano. Nasce proprio da lì. Ha coinvolto una serie di risorse sul paese, ha rimesso in moto quello che era stato il movimento Big Bang, ha rimesso in moto quello che erano stati i circoli del del movimento che era nato dall'idea renziana ed è sta raggiungendo risultati assolutamente imprevisti, assolutamente sperati. Va bene, ok, intanto prima di dare la parola ai due esponenti delle due liste di Zingaretti, ritorno sulla diadema, poi anche su D'Anima, perché vi dico come è composta la lista che è capeggiata in questo caso da Teresa Diadema. La lista si chiama Fianco a Fianco, appunto abbiamo detto prima, ed è oltre alla segretaria del Partito Democratico di Mazara del Vallo, Teresa Diadema, vi ritroviamo dentro anche Gaspare Lentini, Sabrina Giudici, Giuseppe Greco e Alessia Sciacca. La lista invece che appoggia Giachetti si chiama Sempre Avanti, conta, oltre al qui presente Giacomo D'Annibale, anche Pina Santoro, Angelo Passalacqua, Cinzia Plaia e Alessio Cottone. Ora, gli altri due ospiti in studio, Giuseppe Lombardino e Giuseppe Pellegrino. Un piccolo ci conosciamo dalla vita, e Giuseppe Pellegrino in questo momento mi era scappato, sono appunto i due capolista delle due liste. La prima si chiama Piazza Grande per l'Europa ed è capeggiata proprio a livello provinciale dal sindaco di Sant'Aniffa Giuseppe Lombardino, e l'altra è Piazza Grande per la Sicilia capeggiata dal consigliere comunale Giuseppe Pellegrino, consigliere comunale a Trapani. Faccio al contrario, prima vi dico quali sono i candidati della lista, in questo caso di Piazza Grande per l'Europa, oltre a Giuseppe Lombardino c'è un'altra collega sindaco, la sindaca di Erice Daniela Toscano, poi c'è Vincenzo D'Alberti, Rosalba Mezzapelle e Antonino Accardo. Per Piazza Grande Sicilia, oltre a qui presente il consigliere comunale di Trapani Giuseppe Pellegrino, poi c'è l'ex presidente del consiglio comunale di Valderice Francesca Marano, poi Gaspare Galfano, Caterina Agate e Giovanni Portuesi. Partiamo, visto che mi ero dimenticato il cognome, proprio da Pellegrino, che ci spiega qual è la differenza tra noi. In questo caso differenza non ce n'è tantissima, sono fin troppo numeriche, diciamo, abbondanti le candidature per l'area Zingaretti, che è giusto dirlo, per dovere di cronaca, in provincia di Trapani obiettivamente rappresenta la forza maggiore rispetto alle altre due. Giuseppe Pellegrino, allora.
No, io sono onorato di capeggiare questa lista per Zingaretti e quindi tecnicamente c'era questa possibilità di presentare due liste e quindi è stato scelto per i sostenitori di Zingaretti appunto di fare due liste, una Piazza Grande Europa per Zingaretti capeggiata da Lombardino, una Piazza Grande Sicilia per Zingaretti capeggiata da me. Quindi mi è stato dato questo ruolo nella qualità di capogruppo al Comune di Trapani e quindi dirigente del Partito Democratico dal 2013, quando sono entrato nel partito. Io sono stato consigliere comunale a Trapani dal 98 al 2012, sempre nel centro-sinistra, ma sono entrato nel partito alcuni anni fa e quindi per me questo è un onore rappresentare parte del partito per questa battaglia così importante e quindi andare a svolgere il ruolo di dirigente nazionale del partito, perché questo è quello che ci hanno chiamato, ci stanno chiamando a sostenere in queste ore. E quindi l'auspicio è quello appunto dell'unità, di portare più persone possibile a votare. Per quanto riguarda la mozione Zingaretti, io me la sono letta più di una volta, ma mi permetto di sottolineare perché mi trovo veramente a favore di questa mozione Zingaretti, Piazza Grande, già la parola stessa. Io sono un libero professionista, diciamo, parallelamente all'attività politica, la mia attività principale è quella di libero professionista, dottore agronomo, quindi lavoro nel settore ambientale, nel settore dell'agricoltura. E mi permetto di sottolineare che nella mia attività appunto, che parallelamente a quella politica ho alternato l'attività ordinistica, cioè dire rappresentante dell'ordine degli agronomi, sono stato presidente per tanti anni, soprattutto dal 2012 al 2018 non ero consigliere, quindi ho fatto il presidente dell'ordine fino a ottobre del 2017. Che cosa succede? Che facendo questa attività professionale ho affrontato problemi dell'agricoltura, ne dico uno in maniera veloce, che riguarda i nostri produttori della celericoltura. Dico, ho fatto battaglie per la vitivinicoltura, per il problema dei prezzi, anche questo della celericoltura per i prezzi. Noi abbiamo i costi di produzione del grano duro di 25 centesimi chilo e poi il prezzo del grano è 17-18 centesimi. Negli ultimi giorni abbiamo visto le battaglie che hanno fatto gli allevatori in Sardegna, ma anche i produttori del Belice di grano duro che lo stanno facendo a Trapani. Ma è una battaglia che va fatta, perché è assurdo che noi abbiamo nel meridione d'Italia 600.000 ettari di superficie seminativa abbandonata perché è antieconomico produrre grano. Quando invece il nostro grano duro con il nostro sole è libero da micotossine cancerogene che si producono con le muffe, con l'umidità. Quindi noi potremmo produrre, poi siccome abbiamo il Made in Italy funziona e quindi produciamo pasta per l'esportazione, andiamo ad importare 2 milioni di tonnellate di grano duro dall'estero per esportare poi pasta, ma pasta fatta con il grano che proviene dall'estero, e noi potremmo autoapprovvigionarci, quindi producendo grano, ma pagando agli agricoltori questo grano di ottima qualità per la salute dei cittadini, lo potremmo pagare a 50 centesimi chilo per poter questo produttore vivere in maniera dignitosa. Quindi questa è una battaglia che io sto facendo a livello comunitario con la parlamentare Giuffrida, ha presentato già due interrogazioni parlamentari, perché c'è un regolamento comunitario, il 1881 del 2006, che in poche parole impone che la commercializzazione di granella, di grano per esempio in tutta l'Europa e quindi anche in Italia, è ammessa fino a 1750 parti per miliardo, ma i nostri grani eventualmente non hanno micotossine. Quindi se noi abbassassimo a livello comunitario, a livello di regolamento, questo parametro, saremmo costretti a utilizzare il nostro grano. Queste, certo, sono battaglie politiche. Questa è una, cioè, battaglia politica, un partito che democratico che eventualmente, no, questo dico è una cosa che, se guardiamo la mozione Zingaretti, cioè la sostenibilità, le cose
cose. Quindi parlo a livello, ora un'altra piccola battuta, mi consentite, sì, a livello professionale come agronomo. Io da presidente dell'ordine nel 2011 abbiamo organizzato, cioè ho partecipato all'organizzazione del congresso nazionale a Trapani, ma siamo arrivati al 2015 ad organizzare il congresso mondiale alla Expo di Milano. In quell'occasione abbiamo realizzato la carta universale dell'agronomo, che è parte integrante della carta di Milano. Che significa questo? Significa che appunto tutta la carta universale dell'agronomo, che l'agronomo si prefigge di svolgere un ruolo importantissimo, è quello di progettista del cibo per il futuro, e quindi la sostenibilità dell'alimentazione, dell'ambiente, è un fatto importante che è incluso in questa mozione di Zingaretti, che praticamente il Partito Democratico deve svolgere questo ruolo a livello comunitario, perché l'altra cosa importante, come è stata detta dai colleghi, è quella che noi dobbiamo lavorare per l'Europa. L'Europa è il nostro punto di riferimento fondamentale, quindi questo attuale governo che sta distruggendo quello che in questi anni era stato fatto per la crescita, per l'affermazione a livello comunitario, si sta distruggendo, e quindi successivamente, quando saremo sicuramente di nuovo forza di governo, dobbiamo andare a riprendere le fila per fare ricrescere questo paese. La parola adesso a Giuseppe Lombardino, che oltre a essere il sindaco di Santa Ninfa è in pectore anche il prossimo segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Trapani. L'area Zingaretti è riuscita insomma ad avere la convergenza delle due anime principali in provincia di Trapani del Partito Democratico, cioè gli ex DS e gli ex Margherita, diciamo così, quelli vicino all'ex deputato regionale Camillo Oddo, per intenderci, e quelli invece vicini all'attuale deputato regionale nonché ex assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi. Io, piuttosto che fargli spiegare le questioni legate alla mozione Zingaretti, che in parte, almeno da questo punto di vista, ha spiegato, gli faccio spiegare pure, ma gli faccio prima un'altra domanda, anche perché prima le ha spiegate un po' Pellegrino, gli chiedo, dico, è un po' un esame, questo qua, queste primarie sono per il futuro del Partito Democratico in provincia di Trapani, anche qua si invoca l'unità, però qua già ci sono tre piccole differenze, poi Lombardino dovrà sbracciarsi per farlo diventare un partito unitario anche dopo le primarie in provincia, no? Allora, Lombardino ancora non è candidato a nessuna carica, per cui stasera è giusto che noi parliamo delle prospettive del Partito Democratico. Io sono contento di quanto i miei amici hanno affermato poco fa, cioè nel senso c'è stato un appello corale, un appello che un vero partito deve fare, l'appello alla partecipazione di tutta la gente, perché un partito democratico è democratico se invita e costringe in maniera democratica, quindi la costrizione, cioè nel senso di dire fa di tutto affinché la gente vera, la gente possa partecipare a un processo democratico. E le primarie è un processo democratico grande, perché ci dà la possibilità di poterci farci scegliere il nostro segretario. E allora, stasera stiamo dando noi un segnale positivo, nel senso che è un partito vero il nostro, non è una fazione, non sono bande che si combattono chissà per che cosa. Noi prima di entrare in studio con i nostri colleghi abbiamo parlato, abbiamo discusso, si scherzava, cioè nel senso che siamo tutti appartenenti alla stessa cosa, e questa è la cosa fondamentale. Poi ognuno di noi ha fatto le proprie scelte nell'ambito dell'emozione. Io ho scelto Zingaretti perché penso che Zingaretti sia la persona giusta per poter rilanciare il Partito Democratico, in quanto è anche un grande amministratore. E il partito ultimamente è stato lontano dai territori, questo ce lo dobbiamo dire, perché le sconfitte che si sono susseguite non sono un caso. C'è stato questo scollamento forte e noi amministratori locali a volte ci siamo sentiti soli, lontani da chi ci doveva in un certo qual modo proteggere dagli eventi della politica romana. Quindi io dico Zingaretti l'ho scelto e penso che sia un ottimo segretario per il mio partito. È chiaro che, come dicevano i miei amici, bisogna che ci sia un'unità vera, un'unità sostanziale, che parta da territori. Quindi quando noi parliamo di eventualmente il nuovo segretario nelle varie federazioni, è chiaro che va fatto mediante un processo democratico, dobbiamo richiedere la partecipazione di quante più persone possibili, di quante più militanti possibili, non possiamo essere pochi ma buoni, questo è qualcosa che distrugge i partiti. E siccome il Partito Democratico ormai è rimasto
più grande partito di massa, perché io non considero la Lega un partito per le mie convinzioni, così come i 5 Stelle. Noi dobbiamo essere in grado di allearci. Lo è la Lega un partito, però. Sì, è un partito, ma con delle finalità e con delle credenziali che io non considero democratiche da questo punto di vista. Quindi l'unico partito democratico di massa che io vedo oggi in Italia è il Partito Democratico. E Zingaretti può essere l'interprete di questo mio pensiero. È chiaro che questo processo delle primarie, che è un processo democratico, ma anche un processo che ha in sé delle frizioni, porta in sé delle frizioni, è normale quando c'è una competizione ed è giusto che sia così, ma l'indomani, così come siamo stasera, noi siamo... Sarebbe stato più facile procedere per acclamazione, no? Per acclamazione, io provengo da un partito che ai suoi tempi faceva i congressi in maniera diversa, poi abbiamo scelto tutti assieme di affidarci alle primarie, che è uno strumento democratico. Quindi io dico, ripartiamo con Zingaretti, io lo considero la figura adatta. Certo, non c'è da solo nessuno può risolvere tutti i problemi che ha in sé questo partito l'Italia, ma bisogna ripartire, dando voce ai territori, dando possibilità agli amministratori locali di poter svolgere un ruolo, perché un piccolo dubbio ce lo dobbiamo porre tutti. Perché c'è stata questa sconfitta forte del Partito Democratico? Qualche colpa ce l'abbiamo anche noi ed è giusto fare questa analisi. Io faccio sempre un esempio, cioè paradossale, ma faccio un po' l'avvocato del diavolo, provando ad essere super partes, più che qualche, secondo me tutte le colpe ce le avete voi, eravate a forza di governo, numeri abbastanza abbondanti. Sì, ma come forza di governo abbiamo fatto tante cose positive. Faccio un paradosso. Sì, sì, no. Cioè, abbiamo fatto una riforma della scuola, si può criticarla al 100%, ma il governo Renzi è stato il governo che è stato capace di assumere quanto più precari possibile nell'ambito della scuola. Ancora oggi i comuni usufruiscono grazie alla legge Ma questo non si è tramutato in consenso, anzi, il mondo della scuola è stato uno dei comparti contro, quindi ci dobbiamo porre... Mi permetterò di suggerirvi ottimi uffici stampa quindi dobbiamo, per comunicare meglio. Dobbiamo farci carico anche di questi nostri errori. Io penso che Zingaretti sia la persona giusta che possa dare forza, unità e far diventare il PD un vero partito come lo è stato ultimamente, anche se abbiamo avuto qualche piccolo scivolone, questo ce lo dobbiamo dire. Le ultime elezioni, proprio settimana scorsa, insomma, comunque danno una Lega in netta crescita, un Movimento 5 Stelle che mantiene i suoi numeri, li mantiene, hanno avuto pure loro uno scivolone, ma li mantiene, sono comunque un partito più che votato, vi ricordo, è giusto? Le coalizioni sono contro una singola forza, non c'è dubbio che uno scivolone c'è. Voi, Diadema, parlando rimanendo in provincia di Trapani, visto quello che è successo pure alle nazionali e anche alle regionali dalle nostre parti, dico, siete soddisfatti se vanno a votare, bene o male, quante persone alle primarie domenica? Fare una valutazione del genere è alquanto complicato. Certo i numeri e le affluenze del passato ormai sono lontane perché è cambiato lo scenario, è cambiato proprio lo scenario tutto italiano, quindi puntare al milione già sarebbe una bella riuscita. In Italia parliamo, in tutta Italia. Certo, ovviamente. Su Mazara mi sembra complicato. No, infatti la domanda era in procedura, ma è giusto che ci spostiamo sul nazionale. Sì, sul nazionale. Ovviamente... riprendendo l'amico lombardino, sì, è vero che il Partito Democratico di errori ne ha fatti, ma il Partito Democratico, se dobbiamo essere onesti, ha trascinato fuori l'Italia da una delle peggiori crisi economiche, ha riportato il PIL positivo, ha fatto delle riforme. Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Le cose giuste. Ha trascinato fuori l'Italia veramente da una situazione lasciata dai governi precedenti, e l'ha fatto facendo grandi riforme, dai diritti civili
e va ricordato assolutamente il grande lavoro fatto anche sull'attenzione al lavoro, e quindi la riforma sul caporalato, la riforma di cui parlava l'amico Pellegrino, sul Made in Italy, che ora se lo vendono quelli dei 5 Stelle. Io penso che il Partito Democratico ha fatto veramente un gran lavoro. Non è che non siamo stati capiti, è che siamo stati sorpassati dal populismo e dalla demagogia, perché quando si raccontano delle bugie, quando si fanno delle promesse che spesso sicuramente non si riuscirà a mantenere, è più facile averla vinta. Noi del Partito Democratico non possiamo assolutamente confrontarci con populismo e demagogia, perché a noi piace raccontare agli italiani la verità. Ma io però, al di là delle frasi fatte, populismo, demagogia, dico, qua c'è una ripartenza di una destra in Italia, a tratti anche, mi permetto di dire, anacronistica per certi versi. Dico, ma questo è successo perché l'Italia ha un orientamento latente che era sopito, o è successo perché avete sbagliato voi che avete governato, non voi quattro in generale? Ma io penso che... Lombardino, mi guarda. Io penso che sia stata una sommatoria dei populismi, una sommatoria. Da una parte la Lega e da una parte i 5 Stelle. È ovvio che la sommatoria dei populismi però può vedere un solo leader, tant'è che la Lega sta vacogitando completamente i 5 Stelle, perché è più preparata, perché effettivamente è un partito, non è un movimento, il movimento non era pronto e preparato alle sfide che l'Italia chiedeva. Io penso che sia semplicemente una sommatoria, dove vince un leader, al momento si chiama Lega. Danny Bala. Io penso che quando sono andato, ho fatto gli esami del sangue e mi è spuntata la glicemia alta, il dottore mi ha detto... Certo, questo è per colpa della pizzeria di poco fa. Assolutamente, io rimango sempre in tema culinario per ovvie ragioni di gusto. E dico, ma quando ho trovato la glicemia alta, il dottore mi ha detto che i cannoli non dovevo mangiarli. E non mi ha fatto piacere, però era giusto. Quello che il PD ha dovuto fare in questi anni è stato mettersi sulle spalle una situazione del paese devastante, in una crisi internazionale che era la più grave, detto da tutti gli studiosi, la più grave dal 29 ad oggi. Questo ha comportato assumere delle responsabilità, ha comportato la necessità di correre su molti temi, che forse è stata anche uno degli errori, il grosso numero di cose, di provvedimenti, di riforme che i governi Renzi e Gentiloni hanno messo in campo e hanno spinto. Certo, c'era una situazione di difficoltà oggettiva, e il Partito Democratico e molti dei leader del Partito Democratico o dei deputati del Partito Democratico non hanno assistito e non hanno sostenuto sui territori. Matteo Renzi iniziò un percorso di rottamazione che lo portò a conquistare, diciamo, la leadership del Partito Democratico, ma questo percorso si interruppe sui territori, e dopo qualche tempo sui territori i deputati regionali, i deputati nazionali, chi aveva dei ruoli del Partito Democratico si è staccato dai territori, ha smesso di ascoltarli, cominciando a parlare e a discutere e a litigare esclusivamente per i propri interessi. Io sogno un Partito Democratico dove i miei deputati, i miei leader non mi abbandonano all'indomani delle elezioni. E so che tanti in questo momento in provincia di Trapani possono capirmi e possono capire cosa significa essere sentirsi quasi usato, e lo facciamo noi da semplici cittadini, da semplici iscritti. Io sono l'ultimo degli iscritti del Partito Democratico, la lista che sostiene la mozione Sempre Avanti di Roberto Giachetti e Anna Scani non c'ha nessun deputato, nessun sindaco, nessun consigliere, nessun presidente del consiglio, nessun capogruppo. Noi non porteremo persone a votare, noi chiederemo a tutte quelle persone libere
e democratiche e democratici della provincia di Trapani di andare a votare. Noi lo chiediamo, possiamo cercare di convincerli con una promessa, promettendo loro che un PD a guida Roberto Giachetti e Anna Scanni non li abbandonerà. Anna questa sera ha preteso Anna Scanni, sì, è una più giovane di me, quindi sì, lo capisco, io. Anna Scanni, che è in ticket con Roberto Giachetti, questa sera ha preteso di venirci a salutare a Palermo e ha traghettato alle 2:15 da Reggio Calabria a Messina, la siamo andati a prendere, siamo arrivati a Palermo e già sull'aereo che la sta portando di nuovo a Roma. Ha avuto un'ora di tempo, ha preteso di venire a Palermo perché per dirci che lei c'era, che loro ci sarebbero stati. Questo è quello che noi vogliamo, non bisogna perdere il contatto con i territori. Va bene. Che un po' mi riallaccio a quello che il sindaco Lombardino, tutto questo sarà a quel possibile. Sentimento di essere certamente stati abbandonati negli anni. Non c'è dubbio. Tutto questo, dico, secondo me è possibile perché le tre liste, quella di Zingaretti, quella di Martina e quella di Giachetti, sono bloccate, le quattro liste sono bloccate. Significa che a seconda dei seggi ottenuti ne vengono eletti di ogni lista uno, due, tre, quattro e così via. Insomma, non so se poi si riuscirà ad avere tutti e cinque in una lista. Per cui, secondo me, questi quattro qua, no, secondo me, numeri alla mano, statistica alla mano, dovrebbero essere tutti e quattro andare a nazionale, giusto? È giusto? A me dovrebbe essere così. Poi. Se i big fanno i bravi, ci vado anch'io. Infatti, questo qua Per cui una responsabilità già ce l'avete. Cioè, voi, entrando in Assemblea Nazionale, comunque siete il collante tra la base e poi quella che sarà la direzione vera e propria, Giuseppe Pellegrino. Certo, diciamo, il progetto è questo. Io mi auguro, come ho anticipato all'inizio, che i cinque che diventano rappresentanti all'Assemblea Nazionale del Partito possano svolgere un ruolo assieme al nuovo segretario provinciale, assieme a tutti i segretari di circolo, assieme a tutti gli iscritti, perché c'è bisogno appunto di unità, come diceva l'amica di Adema, c'è questa volontà, è stata espressa. Ma non chiamare compagni, ora siete tutti amici. Ma per me va bene pure compagni. Io per esempio, diciamo, nel 2013, cioè fra le cose positive che Renzi ha fatto, per me ne ha fatte tante, e sono dispiaciuto che non abbiamo portato in porto le riforme, la grande riforma che mi sono battuto assieme a tanti altri, assieme a tutto il mio gruppo e a gran parte del partito. È stato anacronistico che parte dei democratici magari si sono messi di traverso, ma ritorniamo a Piazza Grande. Piazza Grande per me è positivo che Zingaretti, che cosa vuole fare? Vuole fare un grande Partito Democratico, ma gli altri che stanno attorno al Partito Democratico, questa guida del Partito Democratico, ma gli altri devono stare vicini, cioè il centrosinistra, l'Ulivo di una volta. Secondo me non è una cosa sbagliata, è una cosa fondamentale che le forze democratiche si devono mettere assieme per governare le città e governare il Paese. Perché noi da soli non ce la possiamo fare, ma se uniamo tutto il centrosinistra, e diciamo, se mi consentite, un esempio di Trapani e un esempio di Piazza Grande, l'amministrazione tranquilla, dico, a volte ci possono essere delle critiche se magari questa piazza è troppo grande, ma lo spirito... Che è troppo grande, è troppo variegata, se mi permetto di dire che se l'esempio del Partito Democratico è quello di prendere pure pezzi di Forza Italia e appunto di fatti bellissima, non lo so se questo è di Zingaretti, non credo. Detto io stesso, non credo, dico, però andare a ricomporre, andare ad allargare il Partito Democratico e attorno al il Partito Democratico che discuta con i sindacati, perché non può essere, il Partito Democratico non deve avere i sindacati avversari. Vero è che a volte magari alcuni sindacati difendono chi lavora e non pensano a chi deve lavorare, quindi è giusto che un partito lavori per difendere chi deve trovare il posto di lavoro e quindi lavori per gli investimenti, per creare posti di lavoro. Però il dialogo, un partito di sinistra deve dialogare soprattutto con i sindacati e con tutti e con le altre forze che possono avere qualcosa da ridire al partito più grande.
E quindi dobbiamo creare le condizioni per governare il paese, perché questo è l'unico obiettivo fondamentale, che è quello, l'alternativa democratica a questo attuale governo che non sta né in cielo né in terra. Cioè sono già i 5 Stelle, secondo me, si stanno sgonfiando. La Lega è una cosa anacronistica, perché la Lega, che in Sicilia, nel Meridione, prende tutti questi voti perché ha tolto una parola, ma nella loro indole sono cioè amministratori che non potrebbero prendere voti nel Meridione d'Italia. Ma intanto li prendono, evidentemente. Va bene, ma sarà una cosa questa. Lombardino, due sindaci nella stessa lista. Ma non avete già tanto da fare come sindaci? Questo pure. È vero, perché l'amministratore locale ogni giorno si confronta con i cittadini, quindi siamo il front office della società, e quindi il fatto che Zingaretti ci ha voluto nelle proprie liste dimostra che c'è questa attenzione ai territori, agli amministratori locali, perché un amministratore locale che si rispetti, che lavora, che ogni giorno è lo specchio e ha il sentore di quello che c'è nella società vera. Perché molto spesso il Partito Democratico non è stato in grado di capire i bisogni veri della gente o le emergenze che c'erano. L'emigrazione è stata da noi affrontata in maniera sbagliata. Non che io sono d'accordo con Salvini, anzi, la penso totalmente diversa. Ma nelle grandi città dove c'è un'emergenza, dove c'è l'immigrato che lo trovi e che non lavora, è chiaro che è un problema che poi attanaglia anche il nostro elettorato, il nostro ex elettorato, perché i ricchi non hanno problemi. Se c'è un problema di microcriminalità, il ricco si prende la guardia giurata, si fa il muro, non ha problemi. Il povero non è così. Il povero non ha chi lo difende, quindi c'è lo Stato, ci vuole lo Stato che lo difende. Quindi questo è uno degli esempi che ho voluto fare per dire che bisogna cambiare nell'ottica dell'approccio dei problemi. Il fatto che Zingaretti ha voluto tanti amministratori locali nelle proprie liste vuol dire che vuol sentire la voce che viene dal territorio, e questo secondo me è fondamentale. È chiaro che poi noi come sindaci abbiamo le nostre incombenze giornaliere. Fare l'amministratore è qualcosa di complicato. Io dicevo poco fa ai miei amici, inviterei chiunque a fare 15 giorni il sindaco a rotazione per vedere quali sono i problemi, anche perché non sempre un bravo professionista poi corrisponde con un bravo amministratore, non c'è l'equivalenza, quindi bisogna stare sul campo, bisogna crescere, e quindi penso che il Partito Democratico abbia bisogno dei propri amministratori, di coloro che sono fatte le ossa, affrontato giornalmente la quotidianità dell'amministrare, nelle piccole e nelle grandi realtà. Teresa De Lema, a prescindere da chi sarà il nuovo segretario nazionale del PD, come diventa moderno, anzi futuristico, il Partito Democratico? Innanzitutto mi volevo riallacciare a quanto diceva lei poc'anzi, sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel metterci la faccia. E ci tengo a raccontare ai telespettatori che ci stanno guardando che oggi più che mai è necessario metterci la faccia, quindi noi siamo già qui a prenderci le nostre responsabilità, ma mi auguro che qualsiasi sia l'esito delle primarie, tutti quanti rimarremo dentro il Partito Democratico a lavorare per il Partito Democratico, a metterci la faccia, perché non mi piace quello che sento dire: se vince uno io me ne vado, se vince quell'altro io me ne vado. Non funziona questo. Insomma, non è servito allora. Assolutamente, non funziona neanche poter minimamente pensare di allearci con quelle forze che stanno distruggendo l'Italia. Quindi su questo voglio essere chiara e netta. Sul metterci la faccia, mi piace ricordare a lei e a chi ci sta ascoltando che per esempio il Partito Democratico di Mazara è una delle poche realtà che sta prendendo il simbolo del Partito Democratico, e mi dispiace che non tutti i candidati a questa segreteria abbiano il simbolo dietro. Il simbolo del Partito Democratico scende in campo, non ci rinunciamo, non ci nascondiamo, perché è troppo di moda prendere il simbolo, esibirlo nel momento in cui questo simbolo è al 40% e nasconderlo quando il simbolo non tira, quando ci sono delle difficoltà. Io dico, a questo gioco non ci sto. E siccome a me piacciono le sfide, l'ho già fatto candidandomi alle politiche, alle ultime nazionali, sapendo di andare incontro al mio destino,
ma in quel momento il Partito Democratico aveva bisogno di me e in quel momento io mi sono sentita il dovere è di metterci la faccia, le mie energie, di affrontare una campagna elettorale che sappiamo quello che toglie al lavoro, alla famiglia, alle nostre giornate, ma se non ci sbracciamo nel momento di difficoltà noi non siamo del Partito Democratico. Io ci tengo a dire questo e ci tengo e vorrei lanciare un appello a tutti coloro che scendono in campo oggi alle amministrative di non nascondere il simbolo del Partito Democratico, perché non è questa la strada giusta per rilanciare il nostro partito. Va bene, allora faccio fare un altro minutino di appello proprio per le prime domeniche, così poi lo giro a tutti gli altri e ci salutiamo per questa puntata. Allora, ormai finiamo con l'appello a questo punto. È un appello a venire a partecipare alla festa del Partito Democratico e quante più persone, quelle che non si rivedono in questo genere di governo che ci sta, che c'è al momento, devono venire ad aiutarci a rifondare il Partito Democratico, puntando all'unità, puntando al rinnovamento e non alla rottamazione, puntando a abbattere questi schemi del renziano, anti-renziano o una corrente rispetto a un altro. Quindi speriamo di avere quante più persone possibili dietro le primarie che a Mazara del Vallo svolgeremo all'interno dell'Auditorium Caruso con due seggi per dare la possibilità a quante più persone di venire a votare liberamente. Ecco, allora, visto, prima di dare la parola agli altri per il loro appello, mi manca qua Campobello di Mazara, però poi ve lo dico al limite, vi do l'elenco dei posti dove si vota per ogni comune. Favignana si vota in Piazza Europa, a Custonaci e San Vito si vota in via Rizzo, che si trova però nel comune di Custonaci, hanno accoppiato San Vito e Custonaci, anche lì c'è stata una piccola polemica sottolineata dal giovane segretario dei Democratici di San Vito Lo Capo, Leonardo Sieri. Valderice e Buseto votano assieme e votano nella via Simone Catalano a Valderice. Castelvetrano si va a votare in via Bonsignore, 11 a Pantelleria in via Cagliari, a Sant'Anifa, Gibellina, Partana, Poggiorale e Sala Paruta votano tutti a Sant'Anifa, quindi Casa di Lombardino in Piazza Libertà, Campobello in via, Campobello in via Umberto I, ad Alcamo, Castellammare e Caratafimi votano ad Alcamo in corso 6 aprile, Paceco in via San Severino, Salemi e Vita in Piazza Libertà ma a Salemi, Marsala il primo seggio in via Frisella e il secondo seggio in Contrada Terrenove, a Mazara, appunto detto prima, all'Auditorium Caruso di via Bagno, Trapani ed Erice votano assieme all'Hotel Crystal che si trova nel capoluogo. Credo di non avere perso nessuno nell'elenco. La parola allora in questo caso a Giacomo D'Annibale. No, chiedo scusa, alterniamo, poi parlano tutto di un segretario, non è giusto. Prima per Pellegrino, allora. Dunque, io semplicemente l'appello è questo, proprio io non sono sindaco, sono capogruppo, sono consigliere comunale, sono nuovo del Partito Democratico, 5 anni di attività all'interno del partito, non ho svolto mai ruoli di altro se non a livello comunale. E quindi dico questo, invito veramente tutti i democratici della provincia di Trapani ad andare a votare per il Partito Democratico, quindi a partecipare alle primarie. E partecipare alle primarie e poi eventualmente ci sono 4 liste e quindi si vota segnando con una croce una delle 4 liste. Io rappresento questa della Piazza Grande Sicilia, dove c'è scritto Sicilia, per Zingaretti, quindi chi vuole sostenere me, mi vuole portare eventualmente all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, deve mettere una croce su questo simbolo. Mi auguro che siano in tanti a farlo. E quindi dopo avremo il compito sicuramente di svolgere un ruolo unificante e di guida a questo partito che ne ha veramente di bisogno. Grazie Giuseppe Pellegrino per la lista che sostiene Zingaretti, Piazza Grande, Sicilia. La parola adesso invece a Giacomo D'Annibali che sostiene la mozione Giachetti Ascani. Noi vogliamo un Partito Democratico che vada sempre avanti. Un Partito Democratico che non guardi indietro, un Partito Democratico che non rinneghi quello che ha fatto e che pensi al futuro e a quello che può ancora fare, che non rinunci alla vocazione maggioritaria. Non può avere l'obiettivo del Partito Democratico non può essere
passare dal 18 al 20. Noi vogliamo immaginare di tornare a guidare questo paese. Non vogliamo immaginare di fare la stampella ai 5 Stelle e soprattutto non vogliamo guardarci indietro a far rientrare dalla finestra chi è uscito dalla porta. Vogliamo andare avanti, vogliamo rinnovarci. E quindi vi chiedo, noi non portiamo nessuno a votare. Noi non li portiamo le persone a votare. Noi, io vi chiedo a tutte le persone che in questi giorni ci ascolteranno di darci una mano, di venire con noi all'Assemblea regionale, all'Assemblea nazionale del Partito Democratico, di immaginare un Partito Democratico che cambi marcia, che davvero cominci a ritorni a parlare con i cittadini, ritorna a parlare in maniera chiara e che non si fermi e che non rinneghi quello che è stato. Andiamo avanti, andiamo sempre avanti. Con Roberto Giachetti e Anna Scani mettete un simbolo, una X, un segno sulla lista nostra. Grazie anche a Giacomo D'Annibale. Chiudo dando la parola a Giuseppe Lombardino, che è il capolista della mozione Zingaretti, la prima, cioè Piazza Grande, Europa con Zingaretti. Prego. Domenica noi siamo chiamati ad esercitare un nostro diritto, che è quello di esprimerci per la creazione e per la guida di un partito come il Partito Democratico. Abbiamo questa possibilità, la dobbiamo sfruttare. E sta a noi contattare quanta più gente possibile, spiegando il perché noi vogliamo votare, in questo caso, Zingaretti. Io capeggio la lista Zingaretti Piazza Grande per l'Europa, ma l'intendimento mio e l'intendimento nostro è quello di portare quante più persone possibile a votare per le primarie, prima per il Partito Democratico, poi all'interno del voto del Partito Democratico. Noi pensiamo che Zingaretti possa essere la figura migliore per guidare questo processo in questo momento, possa essere la figura che più aggreghi all'interno del Partito Democratico, possa essere la figura che meglio recepisca le istanze che vengono dai vari territori, dai vari amministratori, dalla realtà locale. Quindi per far tutto ciò bisogna che noi domenica ci diamo da fare, invitiamo i nostri amici, i militanti, chiunque a votare per questo progetto politico del Partito Democratico, un Partito Democratico che capisca veramente quali siano le esigenze dei cittadini. Noi molto spesso parliamo in maniera fumosa, parliamo di strutture organizzative che la gente poi non capisce, capiamo a volte difficilmente anche noi. Quindi dobbiamo essere semplici, diretti. Domenica si vota per dare questa guida al Partito Democratico, che è la guida di Zingaretti. Quindi, mettendo una croce sulle liste che sostengono Zingaretti, nel mio caso io sono il capolista della lista Piazza Grande per l'Europa, noi diamo la possibilità a Zingaretti di diventare segretario del Partito Democratico e al Partito Democratico di avere una guida forte, inclusiva, che possa permettere a questo partito di rappresentare integralmente le istanze che vengono dal basso e di ritornare a guidare il nostro paese. È chiaro che il Partito Democratico, secondo la concezione di Zingaretti, non farà alleanze con i 5 Stelle né con Forza Italia. Questo lo voglio ribadire integralmente, così come hanno fatto i miei amici presenti stasera. Quindi il Partito Democratico deve avere una funzione diversa, non può essere un alleato dei 5 Stelle o di Forza Italia. Questo è chiaro, i nostri lettori lo devono sapere e con chiarezza va detto. Quindi andiamo tutti a votare per dare una prospettiva al nostro partito, ma soprattutto all'Italia. Grazie, sono stati con noi e poi li ritroveremo magari tra qualche giorno dopo le elezioni appunto della segreteria nazionale del PD. Giuseppe Lombardino per la mozione Zingaretti Piazza Grande per l'Europa, Giuseppe Pellegrino per la mozione numero 2 di Zingaretti Piazza Grande per la Sicilia, Giacomo D'Annibale che sostiene la mozione Giachetti Ascani, grazie, e poi infine ringrazio Teresa Diadema che sostiene la mozione per Maurizio Martina. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo e forza la nostra nazione.